costruzione della nuvola. Un camper per donare il sangue che farà tappa nei luoghi di culto delle tante religioni presenti a Roma, affinché la donazione diventi simbolo del dialogo tra le fedi, ma soprattutto una risposta alla paura innescata dai fondamentalismi. L'iniziativa è partita questa mattina da Piazza del Campidoglio. Vediamo. Donare il sangue in risposta alla paura che innescano i fondamentalismi e come simbolo di dialogo tra le fedi religiose. Nasce con questo scopo l'iniziativa partita oggi dal Campidoglio, ma che attraverso un camper farà tappa in diversi luoghi di culto della città. Il progetto si chiama Sangue del tuo sangue, organizzato dall'assessorato capitolino alla scuola con la collaborazione della Croce Rossa Italiana e di Religions for Peace Italia. Presenti in piazza alti esponenti delle comunità religiose nazionali e romane, hanno aderito al progetto la Chiesa Cattolica, la Comunità Ebraica di Roma, la Comunità Religiosa Islamica, l'Unione Buddista Italiana, l'Unione Induista Italiana, la Direzione Nazionale Fede Bahai, la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia, la Chiesa Valdese di Roma, la Comunità Ebraica Riformata Bet Hillel e la Chiesa Avventista di Roma. Oggi siamo qui, fortunatamente in una giornata di sole anche splendida, grazie all'iniziativa dell'assessore Masini, per dire che nonostante tutto noi vediamo comunque la luce in fondo al tunnel. Questo è un momento in cui, nel momento in cui doniamo il sangue, vogliamo dare esattamente la risposta opposta. Non ci faremo piegare agli spacciatori dell'odio. Il sangue è la vita, il sangue è lo stesso, il sangue si mischia. Purtroppo abbiamo visto come si disperde il sangue, la violenza non fa altro che disperdere, o come si disperde la vita. Le religioni sono per la vita e uniscono quello che c'è di più profondo. Per questo credo che l'iniziativa è nella direzione giusta, non a caso anche i vari rappresentanti delle varie religioni si sono adoperati per questo. Il dialogo interreligioso tra i veri credenti è l'unico autentico antidoto alla violenza. Vediamo che la religione viene abusata o strumentalizzata per delle finalità che non sono autentiche e noi come autentici religiosi italiani, ebrei, cristiani e musulmani, vogliamo dare proprio il segno di una autentica unità e fratellanza e dignità della vita e del sangue che ci unisce. Questa mattina sotto il Marco Aurelio in tanti hanno donato il sangue, tra i primi proprio il presidente Pacifici, ma tra marzo e aprile il camper sarà in tour nei principali luoghi di culto delle varie fedi nella capitale, a cominciare dalla sinagoga di Roma a marzo e dalla moschea dove farà tappa nel mese di aprile. È stato versato molto sangue copto, sangue musulmano, sangue ebreo, ma nessuna religione dà segnali di morte o istiga alla morte. E allora noi dalla piazza del Campidoglio, la piazza più importante e più simbolica che abbiamo, vogliamo lanciare questo segnale di speranza e di pace, ma non solo per oggi. Il camper della Croce Rossa girerà i luoghi di culto nei prossimi giorni e abbiamo aperto un gruppo appunto donatori sangue alla Croce Rossa, e si chiama Sangue del tuo sangue, affinché questa cosa continui anche nel resto dell'anno. Ogni sacca può arrivare a salvare 3 vite, l'obiettivo è sempre quello dell'autosufficienza che continua a mancare nel nostro paese. Se poi a questo possiamo lanciare un messaggio così forte legato al sangue, alla centralità della vita umana, che non ha barriere, che non ha differenze, per noi è ancora più importante, assume un significato molto molto più ampio. E come avete sentito, inevitabilmente